Acqua marina versione finale. Allora, la mano sinistra è uno schema sempre uguale, che effettueremo sempre con la stessa diteggiatura. 5, 2, 1, ossia ci sono degli intervalli fissati indipendentemente da dove ci spostiamo sulla tastiera. Il primo partirà da Re. La seconda battuta è uguale. Il secondo schema parte da Do, Mi. Un bequadro. La seconda battuta è uguale. Il terzo e così via. Per prima cosa è necessario studiare gli spostamenti che farà la mano sinistra. La diesis. La naturale. Fate attenzione a quest'ultimo passaggio perché la progressione non scende più, ma sale sol diesis, sol naturale, la. Come secondo passaggio per la mano di sinistra di studio, è bene studiare le prime tre note insieme ad accordo. Lo schema adesso si monta facilmente perché sarà costituito da tre note, una nota di grado congiunto e una nota di grado congiunto che sale, sempre con 3 e 2. Do sol do. Attenzione, qui è l'unico passaggio in cui la diteggiatura cambia. Vedete che c'è scritto 1-1 perché il pollice deve scivolare dal tasto nero. Anche in questo caso io propongo una diteggiatura diversa da quella segnata. Stessa cosa con una scivolata. 1, 1, 2. Ricordatevi questo cambio di diteggiatura. A questo punto
possibile mettere insieme tutta la mano sinistra. Quando avrai studiato le note, diamogli anche una intenzione musicale. Non fare mai. Questo no. L'appoggio va sul quinto dito e devi pensare di togliere suono man mano che sali. Polso basso all'inizio della progressione, polso più alto alla fine della progressione. La mano destra alla melodia. Allora, io propongo una diteggiatura diversa rispetto a quella che è scritta. Lasciare sul Do diesis il secondo dito. Sulle crome successive, mettere le dita che ti trovi. 4, 5, 4. Sul Si ti ritrovi col pollice. A questo punto è possibile o seguire la diteggiatura scritta, cioè con un cambio, e girare col secondo dito sopra, oppure lasciare la diteggiatura che ti trovi, 4, 4, 3, 2, 1, 3, 2, cioè mettere una girata in un punto diverso. Questo lo puoi scegliere da solo. Fai attenzione alle note legate, soprattutto quando studi soltanto la mano destra. Mettiamolo insieme. Vedi, la mano destra rimane legata e la mano sinistra invece si sposta per ricominciare. A questo punto, le mani vanno insieme sulle due successive crome, poi vanno insieme sui due Fa diesis e di nuovo all'inizio della battuta numero 3. Mi e Fa diesis all'inizio della battuta numero 5.
a questo punto ci ha segnato un ritornello, torna da capo e arriva saltando il numero 1 alla battuta numero 2, alle battute numero 2. Fai attenzione alle legature di valore della mano destra, non togliere il peso fino a che non è completato il valore della nota. Puoi studiare anche fermando di ogni due battute, cioè all'inizio di ogni nuovo piccolo segmento musicale, cioè così. Per evitare di fare buchi, poi riprendi da qui e fai altre due battute. Riprendi da qui. Questo studio è importantissimo per evitare di fare buchi tra ogni due battute e insegnare alla mano a spostarsi velocemente sulle note che seguono. Quando questo studio verrà bene, potrai togliere la fermata e ampliare il segmento, farlo ogni quattro battute. Quando l'avrai studiato tutto in questo modo, togli tutte le fermate e cerca di farlo fluidamente.